Benvenuti o bentornati in questo nuovo videovlog. Oggi è lunedì 4 marzo e stranamente questo vlog comincia alle 7 meno 10 di sera. Sono tornata da lavoro e praticamente sono uscita, vabbè, alle 6 perché alle 6 e mezza poi mi chiudeva il mailbox, eccetera, e dovevo ritirare un pacco. Perché mi ho comprato un po' di cover, raga, perché da quando ho questo nuovo cellulare, niente, c'ho solo due cover, quindi volevo prendere un po' di cover nuove perché mi ero stancata di queste. E niente, quindi ho fatto un ordine da Temu di cover. Come vedete, io da Temu compro anche senza collaborazione, visto che all'ultima collaborazione molte si sono lamentate. Sinceramente, io per comprare queste cavolate, tipo cover, cosette così, mi trovo bene e quindi un cinese vale l'altro, sinceramente. Quindi io quando devo comprare queste cosettine così, cover piuttosto che un'altra cavolata, io cioè, compro sempre queste cose cinesi. E comunque con Temu mi trovo bene, i prezzi sono, cioè, costano pochissimo queste cover, cioè costano 2 euro l'una. Invece se andate al negozio dei cinesi, le fanno pagare comunque 8 euro, eccetera, 10 euro. Quindi comunque per quanto riguarda le cover si risparmia. L'unica cosa è che nell'ultima collaborazione mi avevano dato solamente degli articoli, diciamo, circoscritti tra cui scegliere. Quindi tutte le cose che, carine, fighe, che io avevo scelto, loro mi hanno detto che erano esaurite. Anche all'interno di questo link circoscritto, comunque mi hanno detto che erano esaurite. Comunque avevo scelto le cose molto più carine e le cose che mi hanno mandato loro non le avrei mai scelte perché non mi servono. Alcune cose, appunto, non mi servivano. Vabbè, comunque le regalerò un po' in giro e nulla, quindi questo giusto come disclaimer, perché non devo assolutamente giustificarmi, però giusto per rispondere a quelle che si sono lamentate dell'ultima collaborazione con Temu. Sinceramente io su Temu ci acquisto anche senza collaborarci perché, ripeto, le cover dei cellulari le ho sempre comprate dai cinesi, cioè anche a Napoli vado al negozio cinese e le compro, però nel negozio a Napoli sta 5 euro, 6 euro una cover, qui a Milano sta anche 10 euro e sinceramente rispetto a 2 euro, cioè me ne sono comprate infatti un bel po'. E adesso volevo aprire insieme a voi il pacco e vedere un po' queste cover. E voilà, ragazzi, questo è il bottino di cover. Sono bellissime, già così da impacchettate, già insomma le vedo, sono veramente fighissime. Questa non si vede, non mi ricordo qual è. Adesso la apro e ve le mostro tutte bene con calma. Ho preso tutti questi colorini un po' pastello perché mi piacciono tantissimo. Allora, questa è veramente super figa, mi piace tantissimo, è lucida questo colore, adoro questi colori. Questo è un beige cipria, molto molto bello. Poi questo pure mi piaceva perché è un grigio un po' violaceo, comunque mi piace, un po' più seria, un po' più semplice. Questa anche è carina, è un beigiolino. Questa anche è un cipria e questa sia questo laccettino che si può poi attaccare qua di lato, dov'è? Qui dove sono questi due buchini. E poi ha questo che è super comodo, questo è comodissimo. E niente, sono fatte veramente bene, ragazzi, veramente bene, bene, bene. Questa anche è un amore, questo verde Tiffany, vedete, sono fatte proprio tipo quelle dell'iPhone originale, dentro hanno questa parte un po' pelosina e fuori sono di quel silicone liscio, bello, duro, rigido, bellissimo. E poi questa qui di questo color salvia, meraviglioso, un po' texturizzata, insomma, questa specie di trama, non lo so, mi piaceva tantissimo. Comunque, niente, sono super felice di queste cover, finalmente posso cambiare un po' perché avevo queste le uniche due cover che avevo preso da una vita, da quest'estate e volevo cambiare un po'. E nulla, adesso sceglierò quale mettere, sono molto tentata da questa perché mi piace tantissimo. E anche questa in realtà non è così giallastra in realtà, è più rosina, non so perché con la luce viene, però anche questa, non lo so, sono tutte belle. Adesso sceglierò. Buongiorno amici, oggi è giovedì 7 marzo e finalmente a Milano c'è il sole, ragazzi, dopo una settimana, anzi forse quasi 2 settimane di pioggia ininterrotta, finalmente c'è il sole. Sapete che
mood già più positivo, comunque mi dà avere un po' di sole. Allora, sono le 8:30 e quindi sto per scendere, mi sono già infatti lavata, vestita, truccata e tutto quanto. Colazione non la faccio perché la faccio poi al lavoro, perché non lo so, quando mi sveglio presto, diciamo, tra virgolette, perché comunque c'è gente che si sveglia molto prima di me, cioè io comunque sono una fortunata a svegliarmi alle 8, anche perché ho un lavoro abbastanza vicino. Comunque dico, per me comunque svegliarmi alle 8 è presto, e quindi quando mi sveglio presto, dicevo, non lo so, non ho mai fame, cioè non mi sveglio con la fame, mi viene sempre dopo. E quindi per tamponare questa poi fame fortissima che mi viene dopo, cerco di fare colazione un po' più tardi, quindi verso le 10 mangio uno yogurt e una banana. E poi, come spezzafame, ho preso quei cracker che vi ho fatto vedere nel video precedente della misura, che sono integrali con barbabietola e carota nera. Mi sono piaciuti tantissimo, mi stanno piacendo tantissimo, quindi li ricomprerò sicuramente. Oggi per pranzo mi sono fatta il riso con il pollo al curry, l'ho preparato ieri sera. Comunque vado al lavoro e poi, uscita da lavoro, voglio portarvi con me perché vado a ritoccare le sopracciglia. Allora, l'anno scorso non ho fatto il ritocco e infatti devo dire che la sinistra si è parecchio sbiadita, infatti vedete si è assottigliata parecchio, perché comunque io ho dovuto fare diciamo la dermopigmentazione delle sopracciglia, perché le ho veramente sottili, poche, dei buchi, diciamo che la destra tanto quanto, non era male, ma la sinistra era veramente rovinata, e quindi adesso si è sbiadita perché comunque sono passati 2 anni, diciamo il ritocco andrebbe fatto una volta all'anno, però non è detto, dipende anche da come reagite voi. Diciamo che non ne ho avuto proprio un impellente bisogno fino ad ora, però insomma mi sa che è arrivato il momento, perché questa si è comunque un po' schiarita. E nulla, quindi vado a fare questo ritocco e vi porto con me. Allora ragazzi, faccio vedere anche l'outfit di oggi. Ecco, con il sole si vede anche tutta la polvere sullo specchio. Meraviglioso. Allora, ho messo il mio cappotto di Zara, questo qui, beigeolino. E questo l'ho preso in Saldi 1000 anni fa e fece un affare, perché lo pagai tipo 40-50 euro, ma è quasi tutto di lana. E sì, è tipo 70-80% di lana. Sotto ho messo questo maglioncino di Cézanne che ho preso quest'anno. Sapete che io compro un maglioncino all'anno di Cézanne perché li trovo bellissimi, di ottima qualità, però costicchiano, quindi uno all'anno invece di 10 scadenti all'anno, quindi uno ma buono. E nulla, poi sotto ho messo questo jeans wide leg di Pull&Bear e poi le mie sneakers di Givenchy, quelle tutte bianche. Solita borsa maxi shopper questa qui, ormai ce l'ho fissa. E nulla ragazzi, io sono pronta per scendere. Ragazzi, sono appena uscita da lavoro, sono alle 6 ed è pieno di luce, cioè è giorno, c'è una differenza pazzesca tra tipo 2-3 giorni fa, che era buio quando sono uscita. È vero che era anche brutto tempo, però era proprio buio, cioè una differenza tra 3 giorni fa a distanza di 2-3 giorni, cioè stranissima sta cosa, ma è proprio giorno, cioè c'è proprio luce. Strana questa cosa, comunque va bene, sono appena uscita da lavoro e adesso mi dirigo a fare il ritocco delle sopracciglia. E niente, stamattina mi sono arrivati anche questi pacchi di queste cose che avevo scelto di Lily Silk per la prossima collaborazione. Adesso la tipa mi dovrà dire quando pubblicare il video, e sono bellissime, non vedo l'ora di mostrarvele, di fare questo video sponsorizzato. E nulla, quindi direi di andare.
Allora ragazzi, missione compiuta. Si sono fatte praticamente le 10 e le 9 e mezza passate, perché non potete capire. Cioè, ci siamo lasciati che c'era la luce. Poi praticamente sono andata a mettere il moto, il motorino non partiva perché si è scaricata, credo sia scaricata la batteria, ma perché ho lasciato le luci accese, ma strano. Cioè, è proprio strano. Però una mia collega mi ha detto: guarda, io stamattina ho visto un motorino con le luci accese. Però lei non sapeva che era mio, quindi giustamente non mi ha potuto avvisare. Quindi io spero sia solo un fatto di batteria. Quindi ho dovuto lasciare il motorino lì al lavoro. Per fortuna noi abbiamo un cortile col cancello, insomma, quindi sta tranquillo. E domani dovrò andare al lavoro, ovviamente, con i mezzi. E dovrò portarmi un morsetto, non lo so, qualcosa per caricare la batteria, perché da lì come me lo porto a piedi a casa mia? Quindi vabbè, devo capire anche come risolvere questa situazione. E nulla, quindi ho dovuto prendere un taxi per l'appuntamento per le sopracciglia, perché altrimenti lo perdevo. Anche oggi già lo rimando da una vita, succede sempre qualcosa. E quindi ho detto no, basta, oggi devo andare. Quindi ho preso un taxi, all'inizio non li riuscivo a trovare, perché proprio oggi è capitato che c'era una partita del Milan di Champions League, poi c'era una fiera, vabbè, comunque alla fine sono riuscita a trovare questo cavolo di taxi. 20 euro mi è costato, per un tratto neanche lunghissimo, perché ero, insomma, già non ero proprio dall'altro lato di Milano rispetto a dove dovevo andare. Comunque vabbè, pace, purtroppo gli imprevisti capitano. Quindi ora me ne sono tornata a casa con la metro, che io non prendo mai, però meno male che c'è, perché in questi casi altrimenti avrei dovuto spendere altri milioni di euro di taxi. Anche no. Comunque vabbè, ho anche mangiato una cosina uscita da lì, perché avevo fame e non adesso, quindi salgo a casa e vi faccio vedere bene le sopracciglia. Allora ragazzi, mi sono messa sul divano e con il grande fratello. E stasera c'è il grande fratello e nulla. Allora, volevo farvi vedere le sopracciglia. Non guardatele ora, cioè nel senso, non calcolate che sono super cariche perché sono appena fatte. Poi c'ho anche tutta sta cremina che me le rende ancora più scure. Guardate però, diciamo, la forma. E vabbè, adesso non si vede nemmeno, diciamo, il lavoro del pelo, perché comunque sono un po', vabbè, sono un po' appiccicose dalla crema. Comunque, diciamo che io l'ho fatto ormai dal 2019, sì, che ho fatto la dermopigmentazione alle sopracciglia. E niente, una volta l'anno faccio il ritocco. L'anno scorso non l'ho fatto, erano sì, forse un paio d'anni che non lo facevo. Perché comunque devo dire la verità che reggono parecchio, e poi comunque se si sbiadiscono non diventano rosa, non diventano blu, quindi comunque mi sono trovata molto molto bene, cioè si fanno semplicemente più chiare, si tendono un po' a sbiadirsi, ecco, in questo senso. Differentemente dal microblading, cioè io non ho voluto fare il microblading perché, non lo so, la trovo una tecnica da macellaio, cioè perché comunque sì, il lavoro viene anche bene alla fine, però cioè quel fatto che vi devono fare tagli, perché sono tutti tagli, e sentite quel rumore della lama che vi taglia, cioè io quando accompagnai la mia amica ho disdetto poi il mio appuntamento, perché ho detto no, non lo farò mai, cioè mi ha fatto veramente un'impressione incredibile, poi un sacco di sangue, quindi sinceramente come tecnica non mi è piaciuta. Mentre invece la dermopigmentazione comunque vi fa il disegno del pelo, però con l'ago. Quindi fondamentalmente io sono molto più addicted all'ago, perché comunque tra tatuaggi eccetera eccetera mi fa meno impressione, lo tollero di più che una lama che vi fa dei tagli. Cioè non lo so, secondo me è una cosa tremenda. E quindi nulla, mi sono trovata bene con la dermopigmentazione e quindi continuo così. Sono i soldi meglio spesi, e questi e quelli del laser. Quindi veramente, insomma, consiglio a tutti, perché io ormai, cioè, è una nuova vita da quando non devo più truccarmi. Io non trucco più le sopracciglia, cioè io prima anche al mare andavo di matto, perché comunque le truccavo con la matita, ma ovviamente si scioglievano tra il caldo, il mare, eccetera. Invece adesso d'estate non mi trucco proprio, cioè metto solo un po' di mascara con l'abbronzatura e le sopracciglia perfette. State benissimo, quindi diciamo che acquistate parecchio. Cioè le sopracciglia sono fondamentali, secondo me, in un viso. E quindi nulla, non trucco più le sopracciglia, ormai non ce n'è bisogno ed è bellissimo, cioè vi sentite proprio libere.
E nulla, questo è quanto. Quindi adesso mi rilasso un po', e che domani comunque devo svegliarmi ancora prima per andare al lavoro comunque con i mezzi. E devo risolvere questa cosa del motorino assolutamente. Quindi nulla, io vi saluto e ci vediamo domani. Buongiorno amici, oggi è venerdì 8 marzo e nulla, mi sono preparata per andare al lavoro, mi sono svegliata prima perché ovviamente devo andare con l'autobus perché il motorino l'ho dovuto lasciare lì e nulla, quindi saranno ovviamente altri soldi perché adesso dovrò chiamare questo tipo per venirmelo a prendere che me lo porta dalla concessionaria dove l'ho comprato, che loro fanno anche assistenza, eccetera, loro me l'hanno anche aggiustato quando ho fatto l'incidente, quindi... Niente, quindi se andranno 50 euro solo per il trasporto e poi ovviamente loro dovranno vedere cosa ha questo motorino, cioè se è solo la batteria oppure hanno provato a rubarmi la centralina, ha detto lui che può essere anche questa una possibilità. Quindi comunque dovrò metterci le mani e quindi altri soldi, va bene. Purtroppo quando si ha un motorino o una macchina, questi sono gli imprevisti. Comunque niente, mi sono vestita, non avevo proprio voglia di vestirmi stamattina, proprio zero. E quindi niente, mi sono messa solo questo maxi pull e un paio di leggings e gli anfibi, basta. Quindi molto semplice, ho legato i capelli perché cominciano un po' a sporcarsi, vabbè, ho messo in realtà, ho fatto il mio shampoo a secco, mi pare ieri. E quindi adesso comunque stanno abbastanza bene, però volevo fare una mezza coda e niente, le sopracciglia sono... molto scure ovviamente perché appena fatte sono così, però poi insomma devono scaricare. Allora, volevo farvi vedere l'outfit completo. Ho messo anche questo giaccone che presi da Zara un po' di tempo fa e la mia maxi shopper, vabbè, sotto anche una bag dove ci ho messo scarpe da ginnastica e leggings e maglietta per andare in palestra perché dopo lavoro vado a Pilates. E niente, quindi oggi ho rento un look super semplice perché non avevo proprio voglia di vestirmi. Quindi nulla, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, missione compiuta. Sono andata a ritirare anche il motorino, sono uscita un po' prima da lavoro perché quello sennò chiudeva alle 6:30, non ce l'avrei fatta. E niente, ho dovuto cambiare la batteria. Va bene, comunque l'importante è che ho riavuto il mio motorino perché senza mi sento pesta. E non l'ho disdetto alla palestra perché non sta settimana non sono riuscita proprio ad andare, zero. Poi con queste ultime vicissitudini ancor meno. Volevo andare stasera ma non ce la faccio. E niente, tanto settimana prossima credo di andarci tipo 4 volte, quindi recupero settimana prossima. E nulla, ora sono in Duomo, zona Duomo, perché volevo andare a provare un paio di cosine da Zara che avevo visto. E nulla, e poi torno a casa. Stasera non faccio nulla perché non ho voglia, poi fa un freddo incredibile e poi questo weekend pioverà, quindi sarà veramente una merda qui a Milano. E volevo andare a fare skate sabato pomeriggio ma piovendo non si può fare e quindi nulla, non farò un cavolo, forse domani sera dovrei uscire e basta, quindi zero programmi. Questo è quanto. Allora ragazzi, sono a casa e niente, da Zara ho provato un paio di cosine, però credo che le prenderò online. E niente, poi quando arrivano magari vi farò un piccolo haul così vi faccio vedere tutte le cosine che ho preso. Sono pochissime, non sto facendo più tanto shopping. Comunque ve le metto insieme e ve le mostro. Niente, ho messo la crema perché praticamente, vabbè, vanno curate come un tatuaggio, quindi praticamente per 5-6 giorni dovete sciacquarle, tamponarle, quindi mai strofinarle e poi mettere una crema. Ovviamente questa qui, essendo trasparente, è più adatta rispetto al bevante, non quello che si mette normalmente sui tatuaggi che invece è bianco. Quindi ho questa qui che si chiama Aquaphor di Eucerin e me la consiglio sempre appunto lei, la prima volta che fece la dermopigmentazione e niente, sempre quella mi trovo benissimo perché comunque è trasparente e niente, è bella ricca nutriente, quindi serve proprio a rigenerare il derma perché comunque alla fine
i tatuaggi, insomma, queste cose sono sempre delle micro ferite e quindi vanno, insomma, devono essere cicatrizzate, insomma, se non cicatrizzare devono guarire. E nulla, quindi adesso sono, come vedete, super nere, super cariche, poi praticamente vi sembrerà che quasi sbiadiranno e poi dopo 2 o 3 giorni il colore riaffiora, però ovviamente in maniera molto più naturale. E niente, gli occhi rossissimi. Comunque vabbè, mi sono struccata, ho fatto la mia skin care, quindi adesso io me ne vado dritta dritta a nanna e ci vediamo domani. Buongiorno amici, oggi è sabato 9 marzo e di buongiorno c'è veramente poco, se non il fatto che appunto è sabato e quindi non si va al lavoro, però il tempo è veramente pessimo, cioè dopo uno sprazzo di sole di ieri, e nemmeno perché poi alla fine si è annuvolato anche ieri, però comunque insomma c'era, mi ero svegliata col sole in questi ultimi 2 giorni, invece niente, di nuovo grigio, di nuovo pioggia e tra l'altro non so, la temperatura è scesa tantissimo perché e da ieri, cioè ieri ha fatto veramente freddo e anche oggi comunque fa freddo, tant'è vero che come vedete io ho scoiato uno Yeti per vestirmi. Comunque, vabbè, in realtà sono vestita per andare in palestra, perché sapete che ormai ho questa routine del sabato e vado il sabato mattina in palestra e poi mi rilasso nella spa, quindi rimango un bel po' di tempo lì, tutta la mattinata me la passo lì. E niente, ho messo questa felpa di Columbia, che tra l'altro ho preso anche un mesetto fa, tipo. E nulla, pensavo di non doverla più indossare, invece cioè invece di andare incontro alla primavera sembra che stiamo andando incontro all'inverno. Comunque niente, quindi ho messo questa felpa, dei leggings e vabbè le mie solite New Balance 530 e nulla, mi sono preparata la colazione, adesso mangio. Ho preparato 2 fette di pane integrale, quello proteico dell'MD, tostato con peanut butter and jam, cioè con burro di arachidi e marmellata di fragole. E nulla, quindi faccio colazione e scendo. Sono tornata a casa e la spa non l'ho fatta perché ho chiesto a l'estetista appunto che mi ha fatto il ritocco alle sopracciglia e ha detto no, assolutamente stai lontana da fonti di calore, quindi sauna, bagno turco, che io in genere faccio, non le ha detto meglio di no, stai lontana dalle fonti di calore, quindi non ho fatto la spa. Comunque va bene, non fa nulla per questa settimana. Soprassediamo. Sono veramente preoccupata, ragazzi, perché sto raggiungendo livelli di rincoglionimento altissimi. Cioè, prima la cosa del motorino, che ho lasciato il quadro acceso, boh, non so come sia potuto succedere e sono stata anche fortunata che non me l'hanno rubato praticamente. Ma più che altro, stamattina quando sono uscita di casa ho visto che avevo lasciato le chiavi attaccate alla toppa della porta, dal lato esterno ovviamente. Cioè, non lo so, veramente, la testa dove ce l'ho e mi sto veramente preoccupando, cioè, nel senso che chiunque sarebbe potuto entrarmi in casa praticamente stanotte. Comunque, detto ciò, sono veramente preoccupatissima di questa cosa, non lo so, fatemi sapere se anche a voi succedono cose del genere. Nulla, ora mi sono messa a un filetto di salmone al forno. Per pranzare, pranzerò con quello e un po' di insalata di patate vicino e insalata di cavolfiore. Quindi andiamo sul leggero, diciamo. E nulla, non ho programmi poi per il resto, anche perché c'è un tempo tremendo, piove e quindi, cioè, anche, non lo so, fare una passeggiata, un giro tra i negozi, cioè diventa comunque fastidioso. Credo di uscire stasera sì. Penso che esco e basta, quindi diciamo questa è la situation. Vado a controllare il salmone. Ok, il salmone è pronto e mangio, ragazzi, buon appetito.
Allora, ragazzi, mi sono anche preparata per uscire perché ormai sono fatte le 8:30 e tra una mezz'oretta più o meno mi passo a prendere il mio amico e andiamo in un locale dove, vabbè, si fa sempre cena e poi c'è musica. Quindi solito concept che io preferisco, come sapete, scendere presto e fare serata, insomma, tutta in un posto. Allora, mi scocciavo di fare lo shampoo, quindi ho legato i capelli che sono un po' sporchi, ho fatto una mezza coda che comunque mi piace molto come pettinatura, mi piace come mi sta, secondo me valorizza comunque gli occhi e tutto quanto, il viso. E niente, quindi ho fatto la mezza coda, poi ho fatto questo trucco molto leggero, ho dato solo delle ombre, ho creato solo delle ombre e delle luci, quindi super super leggero. E poi, vabbè, mascara a go-go ovviamente. E vabbè, solita base che faccio sempre. Ho messo però anche un primer così che duri di più, almeno si spera. E niente, solita combo sulla bocca di Wycon, matita numero 22 Mauve e tinta numero 77. Questa è la mia combo basica che voi mi chiedete sempre, sempre lei, ragazzi, sempre lei. E nulla come outfit, vabbè, questo è un cardigan che ho adesso per stare in casa perché questo vestitino è smanicato, quindi e niente, un vestitino fatto tipo blazer, vabbè, è super scollato, quindi sotto ci metto questo toppino in pizzo e alla fine finisce tipo con delle pieghe, poi metterò gli stivaloni scamosciati alti al ginocchio. E nulla, comunque, intanto volevo far vedere diciamo il make up, adesso metto le scarpe e poi vi faccio vedere l'outfit completo. Allora, ragazzi, questo è l'outfit completo. Mi sto congelando, quindi voglio fare super veloce perché fa veramente freddo. Solo che nel locale dove devo andare fa caldissimo. Cioè, l'ultima volta avevo un vestitino a maniche lunghe, anche se leggerissimo, ma sono morta, morta, morta di caldo. Quindi niente. A sto giro mi sono messa giro maniche. Volevo mettermi anche senza calze, però boh, non lo so, cioè non sono in forma, non mi piacciono le mie gambe senza calze, quindi ho messo questi qui, comunque un po' saranno 20 den, quindi velatine e nulla, quindi questo è un vestitino tipo blazer, vedete così, e ha questa fascia finale a pieghe e poi gli stivaloni questi qui al ginocchio, ce li ho da una vita, ragazzi, ormai penso almeno 10 anni, se non di più, sono di Aldo. Quando Aldo faceva ancora le scarpe in pelle, queste sono infatti in pelle scamosciata. E niente, sono abbastanza comodi perché hanno il tacco largo, però comunque dopo un po' mi stanco perché non sono abituata a portare i tacchi. E quindi questo è l'outfit di stasera. Buongiorno amici, oggi è domenica e sono ancora nel letto. Anche se credo siano 1:30 passata, ovviamente mi sono svegliata già da un bel po', ma sono rimasta nel letto comunque a cazzeggiare. Vabbè, ho editato una parte di video, ho creato la copertina appunto del prossimo video, ho fatto un po' di cosine, poi mi ha chiamato un mio amico per sapere oggi cosa volevamo fare. Vabbè, insomma, nulla, perché comunque mi sono svegliata con la pioggia battente, ragazzi, cioè il diluvio, il diluvio. Io non so cosa sta succedendo, cioè non smette più di piovere. Comunque, vabbè, spero che settimana entrante sia un po' meglio. Adesso direi che è arrivato il momento di alzarmi. Mi dedicherò tutto il pomeriggio alla casa, perché come al solito, cioè, vedete, qui è esplosa una bomba. E vabbè, insomma, il bagno, devo pulire il bagno, devo pulire, insomma, devo pulire un po', devo mettere un po' a posto. Nulla, devo fare lo shampoo, perché non l'ho fatto ieri, in genere lo faccio sempre il sabato, ma ieri non l'ho fatto. E quindi, insomma, ho un po' di cose da fare. E poi, tra l'altro, il tempo è così, quindi che cosa volete fare? Cioè, non è che potete andare in giro a prendervi l'acqua. Però, comunque, nel pomeriggio spero comunque regga così che non piova per un po', perché devo andare da Zara a ritirare l'ordine che avevo fatto appunto l'altro giorno, che vi avevo detto. È arrivato in negozio, quindi lo vado a ritirare e nulla, quindi spero vivamente che la situazione qui migliori. E nulla, quindi vado, mi alzo. Allora, ragazzi, io
sto scendendo perché il tempo sembra essersi placato, prima addirittura c'era il sole. 5 minuti che finisce la lavatrice, perché sto facendo tipo 3 lavatrici, adesso sto finendo la seconda e appena finisce questa metto a fare la terza e scendo. Quindi tra 5 minuti finisce la lavatrice e scendo. Vabbè, ho fatto 3 lavatrici perché a parte che la mia lavatrice è da 6 kg, quindi è piccolina, non è che posso caricarla chissà di quanto. Ho accumulato un po' di cose chiare e poi c'avevo anche gli asciugamani e le lenzuola, il copripiumino insomma da lavare. Quindi insomma ho diviso, ho fatto 2 lavatrici chiare e una scura. Adesso sta finendo di andare la seconda chiara, che praticamente sarebbe solo il copriletto, quello chiaro che ho in maglia grossa, e quello da solo occupa praticamente tutta la lavatrice, altrimenti sarei riuscita a farne solo 2, una scura e una chiara, però questo qui occupa veramente tantissimo spazio e quindi l'ho dovuta lavare da sola. E quindi ho cambiato anche il letto, ho fatto il letto, messo insomma le lenzuola pulite nuove e nulla. Quindi tra 5 minuti scendo, vado da Zara a ritirare quest'ordine e nulla. Tornata a casa, ho fatto un giretto, ho fatto una passeggiata, per fortuna questo tempo si è placato e nulla, sono andata a ritirare quindi quest'ordine che avevo fatto da Zara, giusto 2 cosine al volo e poi ve le mostrerò nel prossimo video, così ve le faccio vedere anche indossate, insomma creo lo style, le abbino, insomma faccio l'outfit. E così insomma riunisco anche il maglione che avevo preso da Pablo e niente, quindi faccio tutto un unico haul e un unico styling di questi capi. E sono scesa proprio come una zingara, capelli sporchi, senza trucco, lacrimina sulle sopracciglia, cioè veramente un vero incubo. Ovviamente ho incontrato anche un mio amico di Napoli, vabbè. Meno male che non c'ho interesse per questa persona, perché sennò veramente penso che potevo anche sotterrarmi. E niente, quindi questo è tutto, la settimana è finita, il video finisce qui, mettetemi un pollice all'in su se il video vi è tenuto compagnia, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ragazzi, mi raccomando supportate il mio canale perché siamo arrivati quasi a 10k, quasi a 10.000 iscritti, è sicuramente poco per diciamo il tempo in cui sto su YouTube, però l'importante comunque è crescere, quindi mi raccomando supportate il mio canale perché è una cosa a cui tengo veramente tanto e nulla, io quindi vi saluto, vi mando un super mega bacio come sempre e ci vediamo super presto con un nuovo video.